Erika, quanto è importante leggere? Leggere è molto importante perché diciamo che ha molti benefici, per esempio migliora la scrittura, è esercizio per il cervello ed è molto importante per tutti questi benefici. E oggi è una giornata molto importante perché appunto si festeggia la giornata mondiale del libro e con la maestra ne abbiamo parlato molto, infatti in class di questa cosa, abbiamo fatto infatti anche dei cartelloni e abbiamo parlato di questo e ne abbiamo discusso anche con i nostri compagni. Avete in questo cartellone scritto tante cose, riempie di emozioni, accresce la capacità di capire gli altri, mette buon umore e toglie lo stress, vero? Sì. Sì, perché è molto importante, perché appunto stimola nuove idee e creatività, apre la porta della fantasia, aumenta la concentrazione, migliora la scrittura. Martina, perché leggere è il cibo della mente? E perché impariamo conoscenze e sviluppiamo il cervello, impariamo a conoscere cose nuove, parole nuove. Tutto qua. Cosa ne pensi di questa iniziativa? Che sia una cosa bella, è anche educativa, è una cosa buona per noi. Ma è anche un modo come un altro per confrontarsi anche con gli altri coetanei delle altre scuole. Certamente. Astrid, in occasione di questo evento che si celebra oggi avete realizzato alcuni libri che raccolgono poesie, narrano racconti. Sì, ci siamo sempre organizzati in diversi anni. Abbiamo deciso quest'anno di concludere in modo grande, quindi abbiamo fatto questi libri. Di solito noi festeggiamo questo qua quando vengono i nonni a scuola e leggono qualcosa, oppure creiamo degli slogan sulla lettura. Da quanto tempo lavorate, chiamiamolo così, a questo progetto in occasione dell'evento di oggi? Abbiamo lavorato su di questo tutti gli anni, iniziando dalla seconda, così. Più o meno 3-4 anni. Assessore, perché avete deciso di far uscire la biblioteca fuori da quello che è il suo habitat naturale, ovvero Palazzo Stella? Sì, perché così può raggiungere più facilmente i ragazzi. Oggi abbiamo dato l'opportunità ai ragazzi di poter avvicinarsi ai libri proprio all'aria aperta. Domani è la giornata mondiale del libro, ma sapendo che alcune scuole erano chiuse di sabato abbiamo voluto anticipare la manifestazione ad oggi e devo dire che ringrazio intanto tutti gli insegnanti e i dirigenti scolastici che hanno aderito all'iniziativa e come vedete ci sono tanti bambini presenti qui oggi e anche i collaboratori, insomma i dipendenti comunali che mi hanno affiancata in questa iniziativa oggi, perché trasportare tutti questi libri non è stato semplice, ma ci siamo riusciti e devo dire che è veramente una grande soddisfazione vedere tutti questi bambini così contenti oggi, accostarsi ai libri, sceglierli, prenderli in prestito, quindi è davvero una grande soddisfazione. Un bel motto quello: se sono libri fioriranno, assessore. Assolutamente, e fioriranno nella mente e nel cuore dei bambini. La lettura, il piacere di leggere un libro cartaceo oggi non ci deve sfuggire di mano, perché purtroppo lo sappiamo, c'è la tecnologia che ci viene in aiuto, ma nulla può sostituire il libro. Soprattutto perché anche e soprattutto un arricchimento culturale e di formazione. Ovvio, è una crescita culturale e umana per i ragazzi ed è quello che oggi, il messaggio che oggi vogliamo lanciare.